Tanto tempo fa, nel reame di Gallomir, viveva uno stregone chiamato Zarok. Quest'uomo spietato e arrogante odiava i suoi concittadini per i loro modi semplici e pacifici. Così si mise a capo di un esercito di demoni e partì alla conquista del regno. Il campione del re, Sir Daniel Fortescue, guidò le milizie nella battaglia contro l'Orda Infernale. Ancora oggi i bardi amano cantare di come egli guidò la carica contro le forze immonde, di come i demoni cadevano davanti a lui come spighe davanti alla falce, e di come infine, seppur mortalmente ferito, fu in grado di distruggere il malvagio stregone. Quel giorno Fortescue entrò nella storia come l'eroe di Gallomir e diede inizio a un'era di pace che durò 100 anni. Fino a quando lo stregone tornò. Yeah.
Konnichiwa e benvenuti a voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti qui sulla demo di Medieval. Mamma mia ragazzi, tanta roba, finalmente Medieval è qui tra noi dopo circa 20 anni. Madonna, io lo giocai veramente all'epoca, fu veramente un qualcosa di epico. E allora mamma Sony lo ripropone con una veste grafica nuova. Io lo propongo in due fasi, perché comunque questa demo è divisa, la dividerò in due parti. La prima parte sarà il tutorial, la seconda parte invece sarà proprio il capitolo del cimitero. E quindi comunque vivete questi due episodi della demo, sì, però come fossero i primi due episodi in realtà della nuova serie che porterò ovviamente sul canale di Medieval. E allora, nuova partita. E vediamo un po'. Ovviamente questo primo episodio, che è la demo, vi ricordo, è anche appunto il primo episodio della serie, del tutorial, classico tutorial. Eccolo qua che risuscita Sir Daniel Montesquieu. Vai, partite alla battaglia contro il malvagio Zaro, che eccolo qua. Poi in italiano, parlato in italiano, spettacolare. Eccala! Ah, proprio in faccia, così. Mamma mia, che grafica, ragazzi, incredibile. Eccolo, eccolo. È tornato Sir Daniel. La cripta di Sir Dan. Dan, alzati e cammina. Ti è stata data una seconda possibilità di diventare un eroe. Non rovinare tutto un'altra volta. Ok. Dai, Sir Dan, vediamo un po'. È risuscitato Sir Daniel Fortescue. Guarda l'eroe di Galomir, colpito a morte durante la prima carica. Già. Il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volgare soldato in salvatore. Bene così, bene così. Ma noi sappiamo la verità. Già. Ti farò vedere. Lascialo in pace. Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Può finalmente dimenticare l'ignobile verità, sconfiggere Zarok e entrare nella leggenda. Ok, speriamo che così sarà, ovviamente. Buona fortuna. Dai, Sir Daniel, mamma mia, mamma mia. Allora, che poi questa demo, che si chiama Vita Breve, perché appunto è una demo, e bisognerebbe, cioè, dovrei trovare il casco, l'elmetto di Dan, o di Dan, insomma, chiamo come pare a voi. Però questo tutorial non so se si trova già in questo tutorial, ma mi pare di no, probabilmente no. Comunque vediamo un po', avvicinati lì e premi triangolo per leggerlo. Bene, leggiamo il libro. Sei rimasto disteso per 100 anni, avrai le ossa rotte. Usa la cripta per abituarti al tuo nuovo stile di vita. Ok. Allora adesso possiamo menare con, da quel che vedo, con il braccio, oddio, vabbè. Ok, poi vediamo un po' qua da fare. Mamma mia, ragazzi, che grafica, che grafica. Ok, così si muove la telecamera. Con la levetta sinistra si muove lui. Ok, vediamo un po', la possiamo andare di là. Possiamo leggere il libro lì. C'è qualcosa là, ok. C'è un altro libro là. Ok, questa è la cripta, bene, vai. Allora, qua abbiamo un libro sulla sinistra, sulla destra, e un forziere sulla sinistra. Vai, Sir, di qua, apriamo questo libro. Alcune armi possiedono poteri e capacità eccezionali. Provale tutte per scoprire le loro abilità secondarie. Alcune sono immediate,
altre richiedono un po' di tempo per caricarsi ed esprimere il loro vero potenziale. Ok. Tieni premuto tondo per caricare l'arma. Rilascia tondo. Vabbè, ho capito, però vediamo un po'. Alcune. Rilascia tondo per sferrare l'attacco. Oddio, si è staccato il braccio. Oddio, tipo boomerang. Che spettacolo, mamma mia. Che ricordi, ragazzi. Grande, sir. Apriamo sto forziere, ma... Oh. Hai trovato dei coltelli da lancio. Buoni così. Poi vediamo un po' questo che è. Hai trovato la runa. Ok. Comunque poi questo tipico videogame però da Halloween. Ok, saltiamo con X, bene. Cioè abbiamo un altro forziere, abbiamo lo spadone. Leggiamo il libro, va. Nel corso dei tuoi viaggi nel mondo di Gallowmere, sì, troverai un gran numero di oggetti. Bene. Per vederli o utilizzarli, usa il tuo inventario. Al suo interno troverai anche il tomo di Gallowmere. Ok. Che contiene un registro di tutti gli abitanti che hai incontrato e ti fornirà tutte le informazioni che solo una voce fuori campo può darti. Ok, grande signora, bene così. Premi, ok, per aprire il tuo inventario, apriamolo. Ok, allora quindi abbiamo coltelli da lancio, il braccio di Sir Dan, incredibile. Poi c'è la runa della stella, una runa famosa, forgiata col potere degli astri. Ok, poi vediamo un po' di utilizzare. Un bestiario che non contiene solo bestie. Ok, poi abbiamo... Ok, e imposta arma secondaria. Vabbè, utilizziamo i coltelli come arma secondaria, bene. Il braccio come arma primaria, i coltelli come arma secondaria. Va bene, ok. R1, armi a distanza... Ok. Ah, l'armatura no. Ok, va bene, oggetti questi qua. Va bene, ok. Poi, qua. Abbiamo trovato la spada. Ok. Premi triangolo per scambiare le armi. Equipaggiare nella parte superiore sinistra dello schermo. Ok, spada. Spada prima. E a questo punto spada corta poi. Poco affilata, quindi devi colpire forte. Va bene. E i coltelli a questo punto come arma secondaria, bene così. Vai a cacci Sir Dan. Vediamo un po' che abbiamo trovato. Oh, vai a trovare lo scudo di rame, bene. Dai di scudo. Ok, vai zompa qua. Poi vediamo un po', là ci sta la fogna, ok. Allora, poi ci abbiamo qua che c'è. Un po' di soldi, bene, 10 monete, ok. Vai, leggiamo il libro. I tesori che trovi vengono convertiti in monete e aggiunti al tuo totale. Ok. Puoi usare le monete per acquistare oggetti dagli avidi mercanti Garguglia. Garguglia, ok, va bene, avidi mercanti, va bene. Poi abbiamo altri due tomi qua. Leggiamo. In giro per Gallowmere troverai varie bottiglie della vita. Contengono la stessa magia che ti ha risvegliato dal tuo torpore, quindi possono farti tornare di nuovo dal regno dei morti. Okay. Usane una quando la tua energia è scarsa per sentirti subito meglio e riempile appena puoi. Ok, va bene. Ok, trovo una bottiglia della vita. Ok, bene. Bene. Poi vediamo un po', leggiamo pure qua. Tanto a questo punto leggiamo tutto. Quando sei pronto a lasciare la cripta, dirigiti verso l'uscita in fondo alla sala. Per sbloccare il cancello dovrai trovare una pietra runica e appoggiarla sulla mano che spunta dal muro lì accanto. Ok, ah, eccola là, si sta lampeggiando. Ok. Troviamo questa pietra runica, ma mi sa che l'abbiamo già trovata. Ok, infatti, abbiamo usato la pietra runica, bene, ok. Usciamo dalla cripta, che nient'altro è il tutorial, e vediamo un po'. Leggiamo pure qua. Prova Zarok seguendo la sua diabolica odissea attraverso Gallowmere. Per scovare l'uscita in un'area ti basterà cercare la traccia maleodorante lasciata dalla sua melma magica. Melma magica? Non è che è stata in merda, no? Bah, la chiamano melma magica, vabbè. Ok, allora usciamo fuori? Ma sì, va.
E allora, eccoci qui, tornati nella scala principale di questo Medieval. Mamma mia, incredibile, ragazzi, non vedo l'ora di completarlo, di portare chissà quanti episodi. Preparatevi, insomma, a una nuova serie. Ovviamente questo primo episodio, ovviamente, che comunque è della demo, ovviamente termina qui. Io spero che vi sia piaciuto, e se così fossi vi da lasciarmi un like, un commento, una condivisione con i vostri amici, e far conoscere il Giappogamer lungo e largo. Ovviamente seguitemi anche nei vari socials. Vi ricordo come sempre pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi ricordo anche di seguirmi, di iscrivervi anche al mio canale. Mi raccomando, attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati video, episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. E allora, che ragazzi e ragazzi, io vi ringrazio di essere stati fin qui, e dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane e prossimi episodi.